E allora ragazzi, salve a tutti, bentornati con questa nuova parte su Horizon Zero Dawn Forbidden West. La scorsa parte abbiamo recuperato Demetra, l'ultima delle tre intelligenze artificiali che serviva a Gaia per poter raggiungere una certa potenza e poter così sovrastare Efesto. Con Demetra abbiamo anche ottenuto il potere, vabbè, è un segatralci, è una specie di modifica all'arma che ci permette di aprire quei fiori di metallo che sono sparsi per tutto il mondo. Non lo andremo a fare subito perché ce ne sono diversi e molti sono anche inutili, tranne alcuni che magari nascondono qualcosa di particolare. Andremo più avanti a fare un giro di, diciamo, ricognizione di tutto, ma quello si vedrà. Per ora dobbiamo semplicemente riportare Demetra a Gaia. Ma prima andiamo a fare un altro piccolo stop. Dov'è il collo lungo? Eccolo lì. Ma questa è la foresta dove dell'attacco con Titan? È l'insediamento delle paludi. Abbandonato. Ma abbastanza alto da salire su quel colle. Basta raggiungere la cima. Sì. Basta raggiungere la cima. Ma delle scale non le ha messe, sti disgraziati? Ce ne sarà uno con la cima, no? Cos'è che fa? Oh oh. Oh oh. Dove siete? Ci sono. L'insediamento delle paludi. Abbandonato. Ci sono loro. Ma abbastanza alto da salire su quel collo lì. Sono da qualche parte qua. Ah, lì c'è una cosa. Posso arrivare fino lassù. E ok. Porca. Chi è? Chi mi ha visto? Ci sono gli inseguitori, eh? Chi è? Oh, le scimmie. Ci sono le monkey. Le maledette. Ecco chi c'è. Vedete, posso Devo buttarle giù? raggiungere quella piattaforma. Eccomi. Allora, aspetta un attimo perché io vorrei anche capire le monkey. Parte Hai visto dove cosa sono? succede con gli alberi? Devi salire fino alla piattaforma. Dove sono andate? Lì. Voglio vedere come cacchio si combattono. Cioè, l'unica è la coda. La coda e la capoccia praticamente. Cioè, li devo spaccare la testa per aprirgliela. Sono le uniche cose che mi vengono in mente. Ma passo esplosivo è buono, però, cacchio, come drop. Ah, lì si sale. Ecco fatto. Insomma. Sei curva. Ma porca. Ma visto? No, fuck! Presa, va bene. Maledizione. Gli inseguitori volevo evitarli, ma va bene. Toccherà farli. Più che altro perché sono due. No, non li vedo più. Oh. Molto bene. Con calma. Con calma anche perché per appunto questi seminano bombe a caso e sparano. Te, vieni con me. Dov'è tuo fratello? Arrivo, arrivo. Tutto schifoso. Ah! Che fai? Vieni verso di me? Ti devi azzardare? Ma vuoi che sia questa la cosa? È quella la roba che rende invisibile? È quella! Ce l'hanno sul petto! Ecco perché!
Ma non mi veniva segnalato a sbaglio? Ora. Buoni. Ci sono le monkey. Dove sono le monkey? Chiama le monkey. Aspetta che là. Niente monkey, raga. Cioè, spero di poterle evitare. Dobbiamo salire. Dobbiamo cercare di salire su ste cose. Che prima c'ero riuscito, però non bastava. Era una salita ridotta. No, cacchio! E che cacchio! Ti smonto! Io ti smonto! Brutta bestia di Satana! Dammi quella coscia! Altri? Spero di no. Questo prendi tutto che non si sa mai. Anche perché per l'appunto adesso è un casino con gli oggetti, eh. Raga, non so da dove salire. Spero di non starne chiamando altri se prendo le bombe, dai, insomma. No, ma questi esterni no. Cioè, ma sti cacchi di Tenact, come salivano su ste robe? Perché? Perché si dovevano complicare così tanto? Ah, questa è una scala? Ah. Ok, questa può essere facile. E ok. Non è questo il problema, comunque. Quella scala lì da scendere. Scendi la scala. Là dentro ci sono i bagar. Raga, non capisco. Questa non mi aiuta. Il focus non mi dice niente. Loro urlano. Io ancora non so dove salire. Perché c'è quel pezzo lì, ma non è da scalare. No, raga, c'è una scala di corda anche lì. Quello cos'è? Una scala di corda anche lì. Se non trovo un appiglio non vado. Non salgo. Scala di corda. Quello è un appiglio. Però io non posso arrivare lì sopra. Aspetta. Dai. Ogni tanto me lo vede. Dai, Aloy, ti prego. Ma non riesci. Non si può. Che mi dire, aspetta, ma io posso aggrapparmi? Dai, cacchio. C'è una monkey lì che mi guarda. Mi sta prendendo anche per il culo. Che sta dicendo, oh, non ce la fa. Sfigata. Tanto mi hai visto, t'ammazzo. Cosa fa? Mi lancia la roba. Porca miseria. Combattimento così? Vogliamo fare? Ma che prende fuoco tutto. Non fare il pazzo, dai. Mannaggia. Non so se non si fa assolutamente da qua.
Ok, era quella comunque. Vorrei spaccare la zampa, la coda. Fosse possibile. Perché non posso aggrapparmi lì? O anche lì sopra, eh? Una delle due, cacchio. No, con quelle che mi sparano poi. Il dolore sta svanendo. Tocca massacrarle. Mannaggia. Mi stanno bombardando delle scimmie. Molto bene. E dai. Spero anche lei. Guarda là. E vattene. Ora. Forse è così. Io proverei a lanciarmi anche da là sopra, ma... non ci arriva, non ci arriva! Fuck! Non ci arriva! Oh! Non si farà mai nella vita in questo modo! Non è possibile farlo in questo modo! Non è possibile farlo in questo modo. Io da lì arrivo. Devo fare attenzione. Sta manco buttata giù la scala, perché davvero. Ci sarà qualcosa. Ah, sta scala va buttata giù e ok. Però non è il metodo per arrivare. Questo è un checkpoint. Io devo arrivare da qua. Da dove c'erano le monkey. Io arrivavo da qua. In un qualche modo. Il focus mi mostrerà la soluzione. Vedi, io ho skippato un pezzo lì. Non mi interessa, per carità. Però ho skippato un pezzo. Quindi ora la domanda è: io come ci arrivo qua sopra senza distruggermi e buggare niente? Che poi non ho buggato niente, per carità. Però io in un certo modo devo arrivare qua. Lì c'è la salita. Qui non hai niente. Ma che cacchio ci arrivavo qua io? Secondo quale logica? Per salire, non c'entra niente. Vedi? Arrivato qua, mi lanciavo di qua in modo semplice, buttavo giù la scala da checkpoint, andavamo avanti. Opala, questo è il ponte di Crash. Arrivi di qua, poi mamma mia, Aloy. Oh signore. Oh signore. Non ce la faccio. È infinito. Volete sapere come si fa? Fuck off. E via. Devo essere più in alto.
Sono quelli gli aggrappi. Devo andare più in alto. Quindi noi arrivati qua in un certo modo. Devo buttare giù quelle scale. Dove cacchio? Queste posso prenderle, no? Senza che t'ammazzi. Ok, no, chiedo. Perché sai, qua ormai. Perché lasciati cadere? Ma io devo arrivare lì sopra. No, non c'entra niente. Scala di corda lì. Questa non c'entra niente come zona. E quella è la scala di corda iniziale. Io devo buttare giù quella. Ma io posso sapere un attimo una cosa. Quelle a cosa servono? Queste due corde qua. Perché esistono? Io qua non faccio niente, raga. Ah, t'ho buttato giù questa. Ma sono tutti checkpoint. Io di sta roba non ne faccio niente. Ed io dovrei arrivare da qua. Ma raga, non capisco. Ma a un giro? O è random sta cosa? No, perché sto avendo dei dubbi. Questo mi sembra il giro buono. Fai il giro. Ma porca. Fai il giro buono, arrivi qua, tiri giù la scala. E io vi giuro, sto impazzendo. Tiri giù la scala qua. Quindi si arriva da dove siamo passati adesso. Ok, butti giù la scala, arrivi qua, fighti con le monkeys. Poi lì sopra. Una scala. Naccia. Ok. E dopo aver fightato con le monkeys, ti butti di là. E dove mi porterai? Guarda, te zitta. E qua faccio io le domande. Ok. Andiamo di là. Mi piace di più. Questo è il punto più in alto? No? Cioè sì. Perfetto. Questo mi sembra un buon punto per saltare sul collo lungo. Poi lo sapevo che era solo per il collo lungo, per carità, però. A parte dov'è? Là. Boh, sì. Si arriva sulle lame lì di fianco, ma vabbè. Tanto passa di qua, no? Dovrebbe passare di qua. Che casino, raga. Mamma mia, ma la progettazione dei Tenak comunque fa cagare. Ma anche il loro villaggio, cioè, tutto un bordello. Si capisce mai niente. No, ma ti abbiamo fatto quel pezzo di là, però potevi passare di... No, te non potevi passare di là. Dovevi passare dall'altra parte. Io, ragazzi, mi licenzio. Ma non dovevo aggrapparmi lì alle spire? Ah. Ma da qua salgo? No, da qua salgo. C'era la base lì e basta. Pensavo di dover passare dalle due cose lì. Sul collo, quelle che ha sul collo. Raga. Via. E ci prendiamo quel verde lume qua, che non l'avevo neanche visto. Molto bene. Vacca. Ok, allora adesso abbiamo questo
che è l'ultimo. No, non è l'ultimo, perché c'è questo. Ma per questo abbiamo già tutta la rivelata, adesso che ci penso. Scusa un attimo. Questa zona è già tutta rivelata. Che cacchio serve lui? Che tra l'altro non so neanche come raggiungerlo. Oltretutto. Ma di qua c'è la costa? Questo è approdo. Ma raga, ma qua c'è tutta l'acqua? Ci si arriva di là? Gara sulla costa, le rovine sommerse. Ma raga, ma qua come cacchio ci si arriva? Non a nuoto, spero. Bello quel calderone. Molto bene. Molto bene, nel senso molto bene. Sto pensando cosa possiamo fare adesso che abbiamo questa zona comprendente la serra. Facciamo così, con calma. Andiamo a consegnare Demetra. Ok, consegniamo Demetra e vediamo cosa succede. Perché con Demetra, ragazzi, noi abbiamo tutte e tre le intelligenze, le sottoparti. E con le tre cosa sto cliccato? Non lo so. Con le tre sottoparti etere? Boh, dove sono? Dov'è la mia base? Ah, qua. Non lo so. No, non è questa la mia base comunque. Mi hanno chiuso fuori. Eccoci qua. Dicevamo, Demetra da Gaia. Nel mentre, vabbè, ok, qua sta diventando un accampamento. Comunque pian piano. Per carità, delle piantine vanno bene, insomma. Sì. Sì. Da quel che leggo, i predecessori volevano mangiare solo una cosa chiamata cioccolato. È buona, eh. Cioccolato buona, eh. Aloy, ci sono altre scorte in quel baule. Prendile pure. Prese. sì, dai, consegniamo sta roba. E poi andiamo a parlare anche con loro. Anche perché noi abbiamo la quest di Zoe ancora in mezzo, eh. Cioè, la sua quest è ancora lì che aspetta la sua riparazione dei terranumi e tutto. Sono felice di rivederti, Aloy. Vedo che hai recuperato Demetra. Ce l'ho. Oh mio Dio. Cerchiamo di capire. Abbiamo due obiettivi adesso. Recuperare etere. No, sto scherzando. Aloy. Grazie all'acquisizione Efesto. Di Poseidone e Demetra, la Zenith. Mia densità di elaborazione euristica è aumentata molto. Ora dovrei essere in grado di assorbire Efesto. E per fortuna abbiamo già un piano per entrarne in possesso. Incoraggiata da Varl, Beta ha analizzato tutti i dati a disposizione su Efesto. La sua espansione è impressionante. È troppo grande per essere trasmesso, e il tuo kernel non è in grado di contenerlo. Pertanto deve essere posizionato in un luogo collegato fisicamente con me. Un luogo con due nuclei dati. Due nuclei? E dov'è un posto del genere? Gemini. Un calderone abbandonato, nel deserto a ovest. Poiché l'attività sismica ha interferito con la costruzione, sono stati assemblati due nuclei dati. Lo so dov'è. È vicino al lanciardente. Dovremmo portarti fin laggiù. Ho elaborato il progetto per un mezzo di trasporto adatto, nonostante sia poco pratico. Saranno necessarie due persone per portarmi a Gemini. Verrò io. Appena mi installerete sul primo nucleo, richiamerò Efesto sull'altro nucleo, intrappolandolo. Dopodiché avvierò la fusione.
Tuttavia, per costruire questo mezzo, avrò bisogno di notevole assistenza. Puoi farlo tu? Io suppongo di sì, ma non può funzionare. Gli Zenith ti troveranno. Minerva non può nascondere la tua posizione. È corretto. L'assorbimento di Efesto produrrà un cospicuo picco d'energia, facilmente rilevabile da chiunque ne sia in grado. E se ci fossero più picchi d'energia per confondere gli Zenith? Se Erend, Zoe e Cotallo andassero in altri calderoni e producessero dei picchi, quello di Gemini sarebbe nascosto. Elaboro. Tattica potenzialmente efficace. Con l'aiuto di Beta riusciremo a costruire dei generatori di impulsi portatili. Beta lì, ma che palle, tutto io? Ho fatto una prova. Efesto ha escluso l'autorizzazione Alpha dal suo modulo di accesso. Non potrete catturarlo. Ci servono credenziali migliori. Ma non esistono! L'autorizzazione Omega di Faro. Quella che usò per eliminare il database Apollo e uccidere gli Alpha. Ma per ottenerla dovrai trovare Tebe. Il bunker in cui si rifugiò prima della fine del mondo. E nessuno sa dove sia, neppure gli Zenith. Sapevano solamente che era a San Francisco. Basterà per trovarlo. Alva, la divinatrice Quen, ha detto che la sua gente ha una base ad Approdo. Si appoggiano lì per cercare dati a San Francisco. Lei può aiutarmi. Mi sa che dovrò andare a ovest. Intanto, costruisci il trasporto e i generatori di impulsi? Ci proverò. Le fornirò tutto il necessario. Alva dice che i Quen usano un traghetto per andare e venire dalle rovine di San Francisco. È lì che devo andare. Ma Omega sta comunque in teoria sta sotto, eh? Adesso non vorrei dire niente. Aloy. Cioè l'Alfa è sopra. Sono riuscito ad aprire un'altra stanza nei pressi dei server. Ricevuto. Tomba di Faro. Zoe ha fatto. Godo. Raga, dobbiamo andare nel luogo dove Faro ha passato gli ultimi momenti prima di... cioè gli ultimi momenti della sua vita praticamente.